Il Covid-19 ha stravolto le nostre vite e ci ha costretti a sospendere molte attività lavorative, sociali e culturali. Anche noi dell'Associazione Clam International abbiamo affrontato la fase di smarrimento delle prime settimane ed ora torniamo ai nostri soci ed amici con una serie di iniziative da condividere in rete per offrire un servizio di informazione, approfondimento e riflessione su vari temi di interesse. Cominciamo oggi con un progetto sui giovani tarantini all'estero che prevede una breve serie di interviste proprio ai nostri ragazzi che vivono e lavorano in varie sedi europee per avere informazioni di prima mano sull'esperienza Covid-19. Una di noi è Chiara Di Ponzio, che sta completando il suo dottorato presso il Centro di Ricerca Oncologica di Berlino con sede nell'Università di Heidelberg in Germania. Benvenuta Chiara, raccontaci un po' della tua esperienza in questa organizzazione, in questa struttura, in questo centro di ricerca. Attualmente io abito in Germania, ad Heidelberg, e vivo qui da ormai 3 anni. Sono dipendente dello Charité di Berlino, ma ho una delega per lavorare qui ad Heidelberg presso il DKFZ, che è il centro di ricerca oncologica tedesca, quindi la mia giornata tipo si divide tra lavoro in laboratorio ed esperimenti e lavoro più computazionale. Da quando è iniziata l'emergenza Covid-19, come è cambiato il tuo modo di lavorare? Il mio modo di lavorare si è praticamente interrotto perché purtroppo al momento ero prevalentemente sperimentale, motivo per cui avevo bisogno di lavorare in laboratorio e quindi dal momento che non abbiamo più accesso all'istituto ormai da una settimana purtroppo non posso portare avanti la mia ricerca, per cui adesso sono in home office, sto scrivendo la tesi di dottorato ma la mia ricerca si è interrotta. I tuoi rapporti sociali con i colleghi, i collaboratori e con la gente del posto sono stati influenzati da questa epidemia? Io ero molto influenzata dalla situazione italiana, al punto che per noi è diventato molto stressante il fatto che non chiudessero gli istituti. Ed eravamo tra l'incudine e il martello, perché vedevamo dall'Italia notizie critiche e dall'altra parte avevamo qui una situazione assolutamente serena, lavorativamente stabile, persone per strada che si aggregavano e quindi noi eravamo completamente divisi tra queste due visioni che ci hanno messo in difficoltà, perché nel momento in cui sottolineavamo che la situazione lì era critica, che forse ci doveva essere più attenzione qui, venivamo presi per drammatici. Ne abbiamo risentito più per questo che per la mancanza di notizie, perché poi alla fine qui i numeri sono cresciuti, adesso stanno crescendo allo stesso modo. Personalmente collaboro a stretto contatto con altri gruppi e con persone all'interno del mio gruppo e fisicamente non ci si può più incontrare ormai da tempo. I meeting ovviamente si sono trasferiti su Skype, sono diventati virtuali, però la collaborazione al momento necessaria per me è fisica e lavorare insieme questo non lo possiamo fare. La tua vita privata? Non posso incontrare gli amici, ci sono le stesse restrizioni che ci sono in altri paesi, per cui siamo in casa. Io ho una relazione a distanza che al momento purtroppo non mi permette di vedere il mio fidanzato e lo stesso con la mia famiglia, non posso tornare a Pasqua per le vacanze per il compleanno di mio padre. In base alla tua recente esperienza e all'atteggiamento assunto dai singoli stati europei, come riportato dai media, valuti che il sogno di un'Europa unita e solidale sia più vicino o più lontano? Io credo che sia lo stesso punto, perché c'erano delle differenze culturali, sociali già presenti. Credo che più che altro i populismi ne risentiranno, perché il virus è una cosa democratica, ma l'Europa non credo che ne risentirà come sistema. Hai valutato la possibilità di interrompere la tua esperienza e di ritornare in Italia? Personalmente no, sia per una questione di responsabilità verso la mia famiglia e allo stesso tempo non avrebbe senso per me interrompere questa esperienza, perché sto conseguendo un titolo e questo titolo deve essere portato a termine qui. La Germania ti ha offerto un'opportunità che l'Italia ti ha negato? Non l'ho vista in questo modo, nel senso che in Italia ho avuto delle opportunità. Sicuramente le opportunità qui sono molto diverse da quelle dell'Italia, sia dal punto di vista remunerativo, che è più alto, un po' per la città in cui sono, che è un centro importante, un po' per le occasioni che ci sono in Germania,
ma non credo che mi avrebbero negato questa opportunità in Italia. Ringraziamo Chiara Di Ponzio per questo contributo e le auguriamo un buon proseguimento nella sua attività di ricerca e speriamo di riabbracciarla presto in Italia. Grazie a voi, in bocca al lupo e state a casa e state bene.